Paolo Magnato, commenta tu, Andrea. È arrivato davanti al portiere. Occasione mancata davanti al portiere da parte di Pepe, bravissimo Marchetti. Non è gol mangiato assolutamente. Ancora. La stiamo rivedendo. Cioè, è stata a far vedere. Non ho sbagliati 4, ma è sempre lo stesso. E qui c'è l'azione del gol. Finta di Pirlo. Palla morbida e poi è venuto sulla bandierina perché l'Eurogol l'ha fatto Pepe. Merito tanto è suo e mio tanto istinto, perché comunque io non la piazzo neanche quando il portiere ce l'ho davanti, pensa quando ce l'ho di schiena. Ma è stato bravo lui a muoversi ai tempi giusti e poi un bel gesto tecnico davanti al portiere. Qui c'è la punizione di Andrea col Catania, un gran gol. Sì. C'è solo un piccolo problema, il portiere è un po' nascosto, però ha calciato benissimo. Si va a guardare sulla barriera come era messa male, il portiere non vedeva niente, quindi bastava proprio solo metterla nell'angolo. Una cosa in comune è che sulla punizione hanno detto tutte e due la stessa cosa. Sul gol a Marchetti chiedevo anche a lui, ho detto avrei tirato anch'io là, perché comunque avevano visto tutte e due che il portiere era messo un po'. Cioè. Era messo male. Un saluto a tutti i tifosi della Juve che fino adesso ci sono stati vicini e continuiamo a essere uniti sia noi che loro per continuare su questa strada. Un saluto a tutti, speriamo di regalarvi ancora delle emozioni con qualcosa di importante alla fine di questo campionato.